Ciao a tutti, sono Dealer the Reader e oggi farò la recensione del Il paese senza adulti di Ondine Cayatta. Sì, lo so, il nome l'ho detto male. Il problema è che io non so fare le pronunce, quindi sapendolo, abbiate pietà di me. Vorrei dire che in questa settimana mi scuso se per questi giorni io non ho fatto recensioni. Non è stato perché non ho letto, anzi ho letto un sacco, ma cioè non un sacco, non ho letto quanto avrei voluto, però comunque ho letto. Ma è perché sono ingrassata, insomma, un po' e la mia faccia mi faceva schifo, però siate tolleranti, cioè pensate a me che la devo sopportare 24 ore su 24. Quindi, tralasciando questo. E anche perché comunque, cioè, ho detto, lo faccio, continuato a dirmi, lo faccio domani la recensione, lo faccio domani la recensione, lo faccio domani la recensione. Ora ho da recensire tipo 10 libri, parto fra 3 giorni e quindi anche non è stato possibile non fare le recensioni, anche se non ci piace quindi la nostra faccia, comunque alla fine deve piacere il libro, ok, e non la mia faccia. Per fortuna. E per fortuna il libro è bellissimo. Allora, il protagonista si chiama Slimane. Sì, lo so, anche questa volta l'ho pronunciato male. Slimane, ok, sicuramente non si pronuncerà Slimane, ma ok. Vive, ok, lui vive con suo fratello, suo padre e sua madre. Soltanto che suo padre, loro non lo chiamano padre. Ma lo chiamano il demone. Suo padre non ha un lavoro, beve tutti i giorni e soprattutto li picchia tutti i giorni. La situazione è molto brutta. Per fortuna che comunque ha suo fratello Max. Max lo protegge sempre, gli insegna tante cose perché è estremamente sveglio e intelligente. Gli insegna anche a sognare, ok? A sperare in un futuro. Loro parlano spesso di un paese, no, qualche volta, di un paese che è il paese senza adulti, dove un giorno vorrebbero andare ad abitare, perché secondo loro gli adulti fanno un sacco di sciocchezze e soprattutto distruggono la vita degli altri. E loro sono convinti che se loro vivessero in un paese in cui vivono solo i bambini, il mondo sarebbe molto più felice, un posto migliore dove poter vivere. Soltanto che un brutto giorno, Maxine va in cos diciamo che va nel paese senza adulti, senza Slimane, e niente, e Slimane si ritrova solo a dover affrontare il demone o anche la vita. Lui vorrebbe raggiungerlo, tenta, ma non riesce. E a quel punto deve cercare di sopravvivere come può. Incontra delle persone, per fortuna, e alcune non sono tanto belle, però molte altre sì. Incontra Valentin, che è una ragazzina anoressica. E diventano tanto amici. Incontra anche un malato di leucemia, poi una vecchia che sembra cattivissima, ma poi ha il cuore tenero, anche un dottore che è buono. Ok. E senza Maxim lui dovrà cercare di non soltanto di sopravvivere, ma anche di creare il suo personale paese senza adulti dove poter stare bene, dove poter ricominciare a sperare, a credere in un futuro, a credere anche in persone, a credere anche che nel mondo ci siano persone buone e positive, e anche lui di poter essere una persona buona e positiva e felice. Ok, questo libro mi è piaciuto moltissimo. C'è il mio cane che ora. Penny, vieni qua, dove vai?
C'è il mio cane che vuole tentare la fuga perché ora di cena. Ecco, ora comincerà ad abbaiare. Io ve lo dico. Però la recensione bisogna finirla. Allora, niente. Questo libro vi lo faccio vedere. Eccolo là. Vieni, c'è luce della telecamera. Ciao. Va bene. Ok. Già, ci siamo? No. Ok, va bene. Allora, a me i libri francesi. Ok, torniamo alla recensione. Scusate. A me i libri francesi. Alcuni piacciono, altri non mi piacciono un po' meno perché trovo che alcuni scrittori siano un po' esistenzialisti. Cioè, magari cioè, c'è un racconto di 400 pagine e ci sono un sacco di riflessioni sulla vita e di pare mentali, bla bla, e poi non succede molto. E a me questo non piace, cioè, no? Però ho notato che i libri invece di denuncia o sulla società, in qualche maniera, francesi sono fatti benissimo. E questo è uno di quei. Questo è uno di quelli. Ecco, in questo libro lei qualche volta rischia un po' di scivolare nel pietismo, però c'è tipo alla Charles Dickens, però in certi libri come questo è difficile rimanere del tutto freddi e quindi vabbè, comunque noi non li vogliamo, è bellissimo. Questo libro, anzi dirò di più, è uno di quelli che io al termine, che io aspettavo proprio di leggere, ma avevo proprio tantissima voglia. A me tutti i libri piacciono in media che leggo, però alcuni io proprio aspetto che arrivi la sera per poterli leggere. Questo è stato uno di quelli, infatti, cioè, tipo in un giorno che l'ho letto. Secondo me, questo dipende dipeso dal fatto sia che i capitoli sono molto brevi e quindi veramente vanno via subito. E il secondo motivo, secondo me, è perché non soltanto la storia era interessante, mi interessava tantissimo, ma anche perché in ogni pagina c'erano molte riflessioni sul mondo o sul mondo degli adulti, dei bambini o su quello che si ha attorno a noi, e quindi mi è molto piaciuto. Mi ha fatto riflettere. Io ho letto molti altri libri, sempre sulla un po' su di casi di violenza domestica. Molti sono magari ambientati in paesi in altri paesi, tipo ne avevo letto uno di una donna bambina in India che però non mi ricordo il nome ed era autobiografico, però anche soltanto parlando di un estremamente conosciuto, Mille splendidi soli, no? Anche parla di violenza domestica. Però in tutti i libri che ho letto, però, sono sempre dal punto di vista della vittima. Qualche volta, una volta, a me piacerebbe leggerne invece uno dal punto di vista del padre, insomma, o del marito che picchia. Attenzione, non dico che vorrei che fossero dalla parte del marito che picchia, perché penso che siamo tutti d'accordo che c'è che persone del genere sono terribili. Perché non soltanto rovinano la loro vita, e vabbè, ma rovinano la vita di altre persone, soprattutto persone che dovrebbero proteggere, no? I loro cari, i loro bambini, no? La loro moglie. E quindi è veramente, penso che siano tra le persone meno giustificabili, no? Del mondo. Però
Anche se io non sono nessuno per dire chi devo giustificare, no, a nessuno gliene frega niente, no. Però ecco, però vorrei cercare di, appunto perché è assurda come cosa, vorrei cercare di capirne di più, cioè cosa scatta, no, nella mente di una persona che per anni e anni e anni picchia i suoi familiari. Vorrei cercare veramente di capirlo, perché non lo riesco a capire, è inconcepibile. E quindi magari scritto da una persona che o ne è uscita, non lo fa più, magari è andata in cura, non lo so, eccetera. Ne esce e poi scrive un libro. Ecco, questo mi interesserebbe veramente moltissimo. Non che gli altri non mi interessino, però quello mi interesserebbe veramente tantissimo, perché potrei capire cosa c'è nella loro mente, no? Quando fanno quello che fanno. Ok, comunque questo libro l'ho trovato estremamente. Ok, questo libro cioè, è stato un po'. È veramente triste. È tra quelli più tristi che abbia mai letto. Mi ha fatto piangere, mi ha fatto riflettere. Ed è veramente scritto bene. È scritto veramente bene. Lei ha scritto anche un altro, Le stanze di lavanda. Che è diventata famosa per questo, collabora con un'associazione umanitaria. Io comunque se troverò altri libri li riprenderò sicuramente, perché mi piace sia quello che scrive che come lo scrive. Quindi ora leggerò un pezzo. Sì, è vero che io ho fatto la recensione tutta di libri pesanti, mi dispiace. Di solito non succede così, cioè di solito io vado in biblioteca e cerco di prendere dei libri abbastanza eterogenei, cioè un po' d'amore, un po' di fantasy, un po' di gialli, un po' di attualità, magari qualche classico, sia per adulti che per bambini, che per ragazzi. Questo è il mio modus operandi di solito. E ne ho anche presi, cioè in realtà io avevo tipo questo qua, oddio, ho fatto così. Avevo preso questo Sognando Park Avenue, che parlava di una ragazza che vive in periferia, in una periferia di una città americana, che però arrivava a New York e lì entrava in una casa di moda e realizzava il suo sogno. Oppure c'è anche questo che, insomma, questo era molto d'amore, ma non li ho letti, perché io alla fine quando vado a letto, di solito io li leggo quando, cioè io me ne porto tipo tre a letto, leggo gli inizi e quello che mi ispira di più lo leggo. E niente, questa volta sono venuti tutti i libri un po' tristi perché è stato veramente un periodo pessimo per me e non riuscivo a leggere libri troppo allegri se io non è tanto, non sto tanto bene. Io spero che in futuro leggerò libri meravigliosi perché starò da Dio. E se anche non starò proprio da Dio, ma cercherò comunque a beneficio della maggioranza di leggere libri più presi bene. Ok? O almeno farò un po' un po'. Ok, ora leggerò un pezzo di questo libro per far capire sia lo stile che proprio la storia di cosa parla, ok? Allora, il demone ha trovato lavoro, quindi un po' loro sono presi bene, hanno un sacco di speranza, si chiedono cosa succederà di loro, fanno progetti, si divertono, vanno in giro, insomma, E sua madre anche, no? È contentissima perché lei cerca di guadagnare sempre anche per. Lei è l'unica che porta in casa i soldi e per pagare anche l'alcol e tutto di suo marito fa gli straordinari. Lei è fuori casa tutto il giorno, è per questo che i bambini sono un po' da soli, ma non è colpa sua, no? Anzi, lei fa quello che può ed è dolcissima. Allora, quindi questo è prima che quando il demone era un po' fuori casa, aveva lavoro e aveva smesso di picchiarli. Questo è un gioco che loro fanno sempre, si trova spesso nella prima parte del libro. Quanti sogni hai, Sliman?
40 miliardi. Quanti incubi? Zero. Quante stelle nel tuo cielo? 200.000 miliardi. Quanti temporali? Nessuno. Com'è il tuo cielo? Blu con dei soli di zucchero d'orzo. Chi è il tuo fratello preferito? Maxence il mago. A cosa somiglierà la tua vita? A una grande risata con sopra della mousse al cioccolato. Poi però il demone perde il lavoro e... Maxence mi afferra per la mano per trascinarmi fuori, ma il demone è più veloce, la sua mano si richiude sul mio braccio. Stringe forte, grido. Ecco che parte un altro schiaffo. Mi colpisce tanto forte che ho l'impressione che la testa faccia un giro sul collo. Vedo gocciolone di sangue sprizzare nell'aria e sporcargli la camicia. Maxence si getta su di lui per difendermi, ma è ancora troppo piccolo. Il demone lo colpisce sul labbro. Maxence non ci fa caso e torna alla carica. Colpisce senza fermarsi, con tutte le sue forze. Colpisce per abbattere il demone, picchia per abbattere tutti i demoni. Mi lancio anch'io nella lotta, adesso mai più. Maxen comincia a scalciare, ma il rapporto di forza si inverte presto, il demone ci picchia. Sembra divertirsi, cadiamo a terra, lui continua a colpirci con i piedi. Un ultimo calcio nelle mie costole, urlo. Razza di bastardi, piccoli merdosi, vi insegnerò io a rispettare vostro padre. Prende le sigarette sul tavolo ed esce vacillando un po' sazio. Quando la porta si richiude, il silenzio ci colpisce come una frustata. Ci sono due bambini per terra in una sala e la terra continua a girare. Chi verrà a liberarci? Provo a muovermi, ma non ci riesco. Mi sembra di essere tutto rotto. Muovo il braccio, prendo la mano di Maxine. Sento il suo calore e scoppio a piangere. Quando mamma è rincasata, stanca dal lavoro, ci ha trovati per terra, a seminare la mucchetta di sangue e lacrime. Ci ha trovato distesi solo contro tutto, sperduti. Allora si è inginocchiata accanto a noi e senza dirci una parola si è messa a piangere. Nel suo dolore c'erano la sua infanzia, i suoi sogni di vita, il suo incontro con il demone e i suoi due bambini a pezzi. I giorni seguenti il demone non fa che apparire... come una corrente di aria gelida che ghiaccia la casa prima di andarsene. Sa che stavolta ha davvero esagerato e si eclissa. Passa le sue giornate come prima, seduto a bere. Spesso mi domando che cosa gli frulla per la testa e se ha il cervello come noi. Max dice di no, che siamo tutti diversi, ma che la differenza più grande tra di noi non è necessariamente l'intelligenza, ma la coscienza. Che cos'è la coscienza? E quando ti rendi conto di cosa succede, e il demone non se ne rende conto? No, se ne frega, pensa solo a se stesso. Per questo ci picchia? Sì. Lo guardo, facendo le pieghe con la fronte, come quando non capisco, ma almeno ci provo. Maxen sa che mi fa flippare quando non capisco, allora continua a parlarmi con tutta la pazienza che gli rimane. Per esempio, ti ricordi quando mamma, senza farlo apposta, l'estate scorsa ha schiacciato un piccione? Sì. Piangevi, ricordi? Sì. E perché piangevi? Piangevo perché era morto. Eppure era un piccione, lo conoscevi? Beh, no. Il mio cervello è sempre più confuso perché siamo partiti dal demone e siamo arrivati al piccolo al piccione morto l'estate scorsa. Capisci cosa voglio dire, Sliman? Non proprio. Voglio dire che tu hai un gran cuore. Questo significa che sei capace di sentire l'amore, anche se per un piccione. Ah sì? Vuol dire che hai una coscienza, credi? Ne sono sicuro. D'improvviso mi sento importante con la mia coscienza. Maxen continua con le sue spiegazioni. Mentre il demone è incapace di provare amore per sua moglie e i suoi figli. Ma non ci ama nemmeno un po' il demone? No. Si serve solo di noi per scaricare i nervi. Ma non ci amerà mai? No, mai. E mamma ci vuole bene? Sì, ma è completamente confusa. Credi che ha perso la strada? Sì, ha preso la cattiva strada. Avrebbe dovuto tornare indietro già da un pezzo. Perché non l'ha fatto? È così che vivono gli adulti, fanno degli errori e dopo non hanno più la forza di ricominciare. Succede anche così anche ai bambini? No, perché i bambini non hanno ancora messo barriere. Credi che da grande le metteremo anche noi le barriere? Non lo so, è possibile. Non vorrò mai diventare grande allora, manco io. Ho preso la sua mano, l'ho stretta forte, giurandogli che non saremmo mai diventati grandi e che non avremmo mai messo barriere. Dall'ultima volta che il demone ci ha colpiti, Maxen ha dei certi chi attorno agli occhi. Dentro c'è tanta tristezza e parla solo quando non può farne a meno. Quando incrocia il demone, manco più lo vede. E la cosa è reciproca. Spesso provo a parlargli per farlo uscire dalla tana, ma è inutile. Quando gli parlo non mi risponde più come faceva prima. Max, viaggi con la testa? Max, perché non sei più come prima?
Gli occhi di Maxen sono tutti blu e dentro c'è il mondo, perché niente è più come prima. Io sì, io sono come prima, tu sì. Allora non basta? No, non basta. E come vado avanti? Quanti sogni, Max? Nessuno. Quanti incubi, miliardi. Quante stelle nel tuo cielo? Tante, tutte cadenti. Quanti temporali? Un'infinità, con un'infinità di tuoni. Com'è il tuo cielo? Nero. Chi è il tuo fratello preferito? Slimane l'innocente. A cosa si umilierà la tua vita? A niente. Ok, per questa recensione ho finito e non so esattamente che cosa recensirò la prossima volta. Ah sì, abbiate pietà di mio figlio. E un altro libro ho preso bene. E va bene, ci sentiamo la prossima volta, ok? Ciao a tutti, buona serata.